Sarà l'anno della grande rivincita Ferrari, sarà il terzo titolo di Schumacher, sarà il boom finalmente di Alesi, sarà il primo titolo di Berger, Benetton o Williams, Williams o Benetton, sarà la vendetta sacrosanta di Hill, sarà un debutto vincente di Villeneuve, sarà McLaren, sarà Jordan, sarà Sauber. Tra 7 giorni parte il mondiale più pronosticato, più incerto, più frenetico, appassionante e divertente degli anni 90. Grand Prix, un appuntamento? Con Simple non servono tanti prodotti, da solo pulisce, lucida e protegge tutta l'auto, ma non solo. Executive, tecnologia che semplifica la vita. Facile. Era dato per morto, è il più veloce, non doveva più correre, ha ripreso a guidare e stupire. Ultimo capitolo 1995, Australia. Primo capitolo 1996, Australia. In mezzo, Mika Häkkinen. La storia più bella e commovente di questa pausa invernale, e breve, è tutta sua. Sembrava spacciato, perduto, irrimediabilmente ferito dopo un volo tipicamente tragico. È scomparso, è guarito, va forte. Clamorosamente forte anche per chi, come lui, ha sbattuto il proprio destino contro un muro e per ritrovarne le tracce ha impiegato mesi o anni. Ha perduto qualche espressione, il suo sorriso e chissà cos'altro. Qualcuno ripete che non ce la farà, che una corsa è troppo lunga e dura anche per un duro come lui. Vedremo, intanto è pronto e davanti a tutti. Come minimo, bentornato. Sicuramente sarà un po' strano per me andare in Australia dopo il mio incidente. Non appena arriverò là, mi verranno in mente un sacco di ricordi, brutti ricordi. Ma la vita continua, il lavoro pure, per cui devi guardare le cose in maniera positiva, non negativa. Devi andare avanti. Quando ero in ospedale non ho mai pensato che la mia carriera fosse finita. In quei momenti non pensi a niente. Non pensavo se sarei tornato a correre oppure no. Aspettavo solo qualche miglioramento. Non pensavo se avrei ricominciato a guidare dopo una settimana, un mese o un anno. Mi preoccupavo solo di riposare. Il resto sarebbe venuto da sé. Guidare una Formula 1 è molto faticoso perché le sollecitazioni sono enormi sulle braccia, sul collo e anche sulle gambe. Questo significa che dovrò lavorare molto per tornare in forma. Credi che ora affronterai le corse in modo diverso? No, non credo. Conosco un solo modo di correre: schiacciare a fondo l'acceleratore e cercare di vincere. Sì, è l'unico sistema. Buona giornata. Allora, di nuovo insieme, prima puntata di Grand Prix, parte la stagione di Formula 1. Ed insieme lo saremo, come al solito, ad ogni domenica, o dai campi gara, i Gran Premi, oppure dal mio studio, come in questa occasione. 10 marzo, solo 7 giorni, e parte in Australia il Gran Premio, Melbourne, quindi. È stato un inverno che è sembrato lunghissimo, si è parlato tanto di tutto, di Formula 1 naturalmente. In realtà quasi un record, secondo me. Più o meno 16 settimane solamente tra la fine dello scorso anno, 12 novembre, Australia, e la partenza, appunto, 10 marzo, Australia di nuovo. Tanti sconquassi, cambiamenti, motori, macchine e piloti soprattutto. Cosa significa questo? Che lo scorso anno c'era un vincitore, d'accordo? Ma un unico sconfitto, Schumacher o Hill? Hill o Schumacher, i due in lizza per il mondiale. Gli altri, Alesi, Berger, un po' comprimari, speranze, opportunità catturate di volta in volta. Quest'anno invece ci sarà sempre un vincitore, naturalmente, ma gli sconfitti saranno 4-5 ad ogni Gran Premio, almeno. Vince Schumacher, ma ci pensate ad Alesi e Berger, e Damon Hill il super favorito. Vince Villeneuve, uno sconquasso, gli sconfitti aumentano ancora di più di numero. Vince Alesi, bene, Schumacher, Berger e Damon Hill, altri sconfitti. Insomma, la conclusione è che ci divertiremo, e tanto, in ogni caso.
fucili e mitragliette sono già pronti per sparare. Di Striscia hanno già colpito John Barnard perché ha, come al solito, ritardato la realizzazione del suo progetto e, come sempre, non ha seguito le mode. Alla prima rottura di motore toccherà all'equipe dell'ingegner Martinelli e poi, se le cose dovessero andare male, si alzerà il tiro. L'unico che non sarà toccato dalle critiche è Michael Schumacher, il punto fermo, la base della Ferrari 1996. Al mondiale manca una settimana. Williams, Benetton e soci hanno percorso con le loro nuove vetture migliaia di chilometri all'Estoril. La Ferrari, qualche centinaia con il campione del mondo, mentre Eddie Irvine, fuori dalle mura di Fiorano, non è mai stato, almeno con la F310. La macchina è la più bella Formula 1 della stagione, ma per vincere la bellezza non basta e forse non conta. Per il resto, della monoposto, del suo comportamento, sanno poco i tecnici e gli stessi piloti. Potrebbe essere un'arma invincibile come un catorcio. Tutte le ipotesi vanno bene. Melbourne schiarirà le idee a tutti quanti, ma qualcosa di positivo si è già visto. Non si gira sul piede del minuto e 21 secondi all'Estoril senza un minimo di potenziale. Se guardiamo come sono andati questi test, beh, c'è stato solo un giorno di lavoro fruttuoso con le condizioni atmosferiche giuste, però in quel giorno abbiamo potuto girare molto. In totale abbiamo percorso circa 400 chilometri. E questo mi ha soddisfatto. Credevo di dover far fronte a problemi più seri. Spero che ora si facciano tutti i controlli dovuti in modo da non avere brutte sorprese dopo. Solo in questo modo potremo partire per Melbourne con un po' più di serenità. La Ferrari chiede tempo. Concediamolo. Perché attorno alla casa di Maranello non si addensano solo dubbi ed interrogativi, ci sono certezze. In primis Schumacher e poi una squadra che non si trincera dietro alle scuse, ma che ha ambizione, voglia di vittoria, determinata da solide basi e non da utopie. Può darsi che a Melbourne non tutto fili liscio, ma è meglio che fucili e armamenti vengano riposti, perché recitare il De Profundis in marzo è esagerato, ingiusto e irriconoscente. Per una volta tanto, meglio attendere, dare fiducia. In comune non hanno proprio nulla, eppure nel 96 saranno ancora insieme per il quarto anno consecutivo. Una convivenza che già l'anno scorso ha prodotto qualche scintilla. Alesi e Berger hanno modi completamente opposti di intendere la vita, le amicizie, il lavoro. Una diversità che scaturisce anche da questa intervista parallela. Come si sta senza la pressione che c'era alla Ferrari? No, ma lasciamo perdere i paragoni, perché adesso posso parlare solo di questa squadra. La Ferrari è una squadra che ho amato, che amo ancora e basta. Non credo che in Ferrari ci fosse più pressione di quanta ce ne sia in Benetton o in un'altra squadra. In Ferrari anche per questo aspetto non ho avuto problemi. Cosa rappresenta per te Flavio Briatore? È solo un team manager o è un amico? Innanzitutto è un amico, perché mi ha sempre seguito, mi ha sempre aiutato durante la mia carriera, però adesso lavoro con lui, lo chiamo per spiegargli come vanno le cose, cosa ho bisogno e cosa lui mi può dare, gli chiedo sempre. Gli amici veri li vedi dopo tanto tempo, quando superi insieme a loro i momenti difficili. Con Flavio non ho ancora affrontato simili situazioni, per cui non posso dire se sia un amico o no. Incominciamo solo adesso a conoscerci bene. Quando vedi la Ferrari che ha dei problemi, cosa fai? Sorridi o ti dispiace per gli amici che hai lasciato lì? Mi dispiace di sapere che fanno le note adesso, però ancora una volta la Ferrari è un punto di riferimento, ma soprattutto un trascinatore di audience per la televisione, di come si dice, emulsion per la gente che segue la Formula 1, dunque si vanno male, ci dispiace. Mi dispiace per loro, ma li voglio comunque vedere dietro di me. Non appena la federazione introduce una modifica alle monoposto, ecco che si scatenano le lamentele. Le protezioni laterali degli abitacoli hanno confermato questa tendenza. Che tutto sia stato fatto in nome della sicurezza non ha cambiato la situazione. Soprattutto i piloti, vale a dire i diretti interessati, hanno lanciato un grido d'allarme. E allora sentiamoli, adesso, prima che le loro lamentele possano diventare un alibi per giustificare qualche errore.
questa regola non mi piace per niente. È un po' più stretta per le braccia. E poi questi cosi che vengono intorno alla testa impediscono il movimento e anche la visione laterale. Quindi quando stai staccando o ti avvicini a un cordolo non lo vedi lateralmente, vedi solo davanti. E poi se c'è una macchina che butta le due ruote di fianco non la vedi, quindi ci può essere più incidenti a causa di queste cose. È positivo per la sicurezza, ma devo dire che non pensavo assolutamente che avrei avuto tanti problemi di guida, perché rispetto allo scorso anno abbiamo almeno 10 cm in meno per muovere la testa. Nelle curve veloci tocco sempre le protezioni con il casco ed è cambiato quindi il modo di vedere le curve rispetto a prima. Non può essere la stessa cosa come visibilità, come agilità dentro l'abitacolo, è un po' diverso, però non ti puoi lamentare di una federazione che sta facendo di tutto per dare delle macchine più sicure. Io sono molto contento del fatto che ci sia questa protezione, però è vero che anche a me mi dà fastidio, io che ho la testa piegata in curva mi dà un po' fastidio. Anche se ho le protezioni più alte di tutta la Formula 1, devo dire che non mi posso lamentare. Finora non ho avuto nessun problema. Per migliorare te stesso, oggi c'è Easy Life, corso pratico di comunicazione e sviluppo della personalità, un metodo studiato da un team di esperti. Easy Life, per scoprire che la vita è più facile. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance, whoa, what they're saying. There will come a day, and youth will pass away. Agile, brillante, sicura. Ecco il successo di Citroën ZX Break. La station wagon, compatta. Vado a Fiera Agricola a provare l'ultimo modello. Gehen wir zu Fiera Agricola, da uns die neuen Grenzen der Landwirtschaft interessieren. I go to Fiera Agricola because I can't send it alone. Fiera Agricola, da tutto il mondo di oggi per il mondo di domani. La notte s'ammanta di stelle. Cambia musica alla tua vita. La musica è tutto. Tutto è tutto nuovo e costa solo 2500 lire. Dino un crodino che mi devo rifare la bocca. Subito. Sono stato dal dentista, ho ancora l'anestesia. Un saporaccio. E beh, lei coi denti c'è ora. C'è campo, più che altro. Crodino, analcolico biondo, fa impazzire il mondo. Fotografia, il corso De Agostini per fare del tuo hobby una grande passione o una professione. Corso di fotografia, pubblica le tue foto più belle e in più vinci Canon. In edicola il primo fascicolo a sole 1000 lire. È una proposta De Agostini. Opel Tigra, il coupé della nuova generazione. Idromassaggio Teuco, tutta la vita che vuoi. C'è una perla, affascinante come una donna da conquistare. Il suo nome è Calabria. Calabria, Mediterraneo da scoprire. Incontro uno, veramente un bel tipo, mi porta a cena fuori, mi riaccompagna a casa e mi tiene 2 ore parlandomi di Zola, fuori gioco e modulo all'italiano. E cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano. Amaro Lucano, voglio il meglio. Simple, uno per tutto. Executive, tecnologia che semplifica la vita. Quest'anno
anno Damon Hill non avrà alibi. I suoi avversari hanno cambiato squadra, lui no. Continuerà a correre con la Williams, la macchina più forte, quella che anche nei test di Estoril ha avuto meno problemi rispetto alla concorrenza. No, dire che sono io il favorito in questa stagione è troppo semplicistico. A mio parere ci sono almeno 5 o 6 piloti che in questo momento possono puntare al titolo mondiale. Per quanto riguarda le squadre, secondo me ce ne sono 4 con le carte in regola per lottare allo stesso livello. A parole, Hill cerca di togliersi di dosso i panni di favorito d'obbligo nella corsa al titolo, ma la verità, questo è lui il primo a saperlo, è che quest'anno un altro secondo posto nel mondiale probabilmente metterà fine alla sua carriera in Formula 1. Sicuramente la Williams lo scaricherà senza troppi problemi, come del resto ha già cercato di fare, senza successo, alla fine della scorsa stagione. Insomma, per Damon Hill sbagliare ancora è vietato. Non ci saranno più giustificazioni alle pressioni psicologiche, agli errori di valutazione, alle entrate in curva da kamikaze. I mezzi per vincere c'erano già l'anno scorso, 2 anni fa, ma c'era anche Schumacher alla Benetton. Ora il tedesco è alla Ferrari, un binomio ancora tutto da scoprire. E alla Benetton sono arrivati 2 nuovi piloti. È cambiato il modo di impostare il lavoro. L'unico che può contare sulla stabilità, sulla continuità, è Hill. Un altro insuccesso suonerà come una sentenza inappellabile, di condanna, naturalmente. Jacques Villeneuve, ho detto poco fa, vincesse lui un gran premio, gli sconfitti aumenterebbero di numero e secondo me anche la qualità della sconfitta degli altri, perché sapete, essere battuti Schumacher da Alesi o da Damon Hill o viceversa ha un valore, ma se Jacques Villeneuve, debuttante in ogni caso, battesse tutti gli altri, beh, sarebbe una batosta nei denti per gli avversari. Ma Jacques Villeneuve, chi è costui? Cioè, se arriva secondo, ha deluso, è uno sconfitto, oppure è un pilota che ha fatto una bella gara? È un vero debuttante o un aspirante al titolo mondiale? Direi che le correnti si dividono sotto questo aspetto e l'opinione pubblica, gli addetti ai lavori non hanno ancora le idee precise. La mia opinione è che Jacques Villeneuve resti in ogni caso, pur se preparato benissimo dalla Williams, addirittura troppo, un debuttante con tutti i rischi e le emozioni che ciò comporta. Qualunque sia il suo risultato, sotto sotto, salvo la vittoria naturalmente, sarà un po' deluso lui e forse anche l'opinione pubblica, gli addetti ai lavori che hanno bisogno di un personaggio alla Jacques Villeneuve. E, secondo me, un Damon Hill in squadra tenderà a metterlo un pochino in riga. E per Jacques Villeneuve, se questo sarà una lezione non digeribile, potrebbe correre il rischio di una sindrome alla Michael Andretti, ve lo ricordate? Jacques Villeneuve, invece, se partirà la stagione con umiltà, con l'obiettivo di fare esperienza, di non avere da subito il desiderio di dimostrare di essere il migliore, crescerà alla grande e potrebbe diventare, l'anno prossimo, il vero protagonista del Mondiale di Formula 1. È un punto di domanda, si scioglierà sicuramente alle prime gare, l'importante però è che Jacques Villeneuve non senta eccessivamente la pressione che gli sta intorno, dall'interno della squadra, ma soprattutto dall'esterno. Nel Mondiale che sta per partire in Australia, l'incognita Villeneuve presenta anche una grande certezza, l'esperienza internazionale che il pilota canadese ha maturato prima in Italia, poi in Giappone, ma soprattutto negli Stati Uniti. Con le Renault Ford del Team Green, Jacques ha vinto nel 1994 la sua prima corsa in Formula Indy e l'anno scorso titolo nazionale 500 miglia di Indianapolis. Prima che la Formula 1 lo assorba completamente, gli abbiamo chiesto un paio di dritte sul campionato IndyCar 96, che inizia tra poche ore sul tracciato valle di Homestead in Florida. Secondo me Paul Tracy andrà molto forte, non so se finirà tutte le gare, però farà delle belle gare. Ci sarà anche secondo me Jimmy Vassar che andrà fortissimo. Poi Gilles de Ferran, se a fine stagione è sempre andato forte, però a fine stagione finiva le gare, quindi se fa questo quest'anno, secondo me può avere tanti punti a fine campionato. Villeneuve punta sui giovani per quanto riguarda la sua successione. La sfida tra piloti emergenti e veterani della specialità è anche quest'anno il principale motivo di interesse della Formula Indy, di sicuro non l'unico. Si attende ad esempio la riscossa del team Penske, deludente nel 95. Andava molto forte nei test invernali, che
Poi che ho visto che la Reinhardt andava abbastanza bene, però soprattutto secondo me sono le Reinhardt con il motore Honda che andranno di più. Secca e priva di incertezze anche l'opinione di Jacques sulla Indy Racing League, la serie parallela varata dal proprietario dell'Indianapolis Motor Speedway, Tony George, per riportare la specialità nei binari della tradizione, quella dei tracciati ovali, tradita dal campionato IndyCar. Kart era un campionato stupendo, non c'è bisogno dell'altro, che già che non c'è piloti, c'è qualche piloti che vanno forte, poi il resto nessuno sa cosa fanno lì. L'altro cosa è che sono tutte vecchie macchine, non c'è una squadra con soldi. Il campionato è compreso di 5 gare che sono solo sugli ovali. Quello che è bello con l'altro campionato è che c'è un po' di tutto e il livello di competizione è molto alto. Pagelline, voto 10 alla Jordan Peugeot. È stata la prima a partire per il 96, mostra tempi, muscoli e morale per dare fastidio a molti, forse a tutti. Data la situazione, non si sa mai. Voto 9 a Eddie Irvine. Alla prima uscita di pista di Schumacher ha risposto con un frontale di prima classe. Così lo volevamo, competitivo e pronto alla bagarre, senza pensare ai danni. Voto 8 alla Forti. Perché? Perché è povera ma italiana, perché è in sintonia con lo stato di forma del paese, perché se non recuperiamo almeno il senso della patria, non ci resta proprio niente. Voto 7 a Giancarlo Fisichella, il quarto pilota Ferrari e il terzo pilota Minardi, è già partito per l'Australia, probabilmente sarà già in pista a Melbourne. Anche perché, se i titolari si chiamano Inoue, va in discesa la strada delle riserve. Voto 6 alla Tyrrell, mica male durante i test. Non andava male nemmeno lo scorso anno, quando il meglio venne fuori, appunto, nei test pre-campionato. Nel dubbio, sufficienza piena. Voto 5 ad Alain Prost. Sbattersi si sbatte. Prova e osserva la McLaren come se fosse roba sua. Il fatto è che non si capisce se sia già sua, se sarà sua. Altrimenti, che senso avrebbe questa regressione? Voto 4 alla presentazione Sauber. Vabbè il colore stupore, ma in fin dei conti trattasi di telaio e motore. Il tutto, ma pensa a te, è avvenuto in Svizzera. Della serie non c'è più religione. Voto 3 alla Footwork. Ha perso il progettista Alan Jenkins, ha perso un pilota vero, Gianni Morbidelli, ed erano gli unici valori certi. Prospettive, meglio pensare ad altro. Voto 2 al calendario iridato. 3 mesi per smontare, progettare, cambiare, costruire e provare sono troppo pochi. Ancora una volta, l'arbitro non vale il peggior giocatore in campo. Voto 1 a Melanie. Era data per libera, con grande gasamento della truppa, Berger in testa. Invece, ha ripreso a fare la fidanzata di Pedro Diniz. Per noi sfigati cronici è la peggior notizia dell'inverno. Voto 0 a Red Ronnie. Ha presentato la Benetton a Taormina, convinto che la Benetton, la folla, le telecamere e i giornalisti fossero a Taormina per lui. L'unico fuori fase dentro una bella festa. Gli attende un mondiale lungo 8 mesi, ma sapete come molti dei piloti di Formula 1 hanno occupato il proprio tempo libero tra una sessione di test e l'altra? Loro, campioni ed aspiranti tali, hanno una passione da sfogare, quella della velocità pura, ed allora eccoli al volante sempre e comunque. La moda è iniziata un paio di anni fa con la gara di kart a inviti nel palazzetto di Bercy, alle porte di Parigi. Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher hanno nobilitato le prime edizioni della corsa, terreno di caccia lo scorso dicembre di una sfida tutta italiana. A tavolino vince Luca Badoer, ma a tagliare per primo il traguardo era stato un irresistibile, forse troppo, Gianni Morbidelli. A Stoccard in gennaio, Michael Schumacher strappa alla Ferrari il permesso di sfidare il meglio della scuola tedesca su di un tracciato tipo Indianapolis, con tanto di sopraelevata. Michael è all'altezza della situazione e non potrebbe essere altrimenti, visto che lui sul kart è salito a 4 anni, sulla pista di famiglia gestita dal padre. Neanche questo gli permette però di rimediare un paio di sconfitte dal giovanissimo Wolf Hensler, giovane promessa della Formula 3 tedesca. Il kart, si sa, è una disciplina molto specialistica. Ha lanciato verso il professionismo buona parte dei piloti oggi al vertice, ma contro un ragazzino ben allenato, anche il campione del mondo si gioca la reputazione. D'altronde l'inverno è stagione di collaudi,
tanto indispensabili quanto noisi. Prove a singhiozzo, da soli contro il cronometro, un giro in pista, due ore fermi, dentro e fuori dai box. Le occasioni di provare il gusto della sfida e del duello ruota contro ruota rappresentano una vera e propria liberazione, costi quel che costi. Nel caso, la si può sempre buttare sul ridere, come hanno fatto Hill, Coulthard, Herbert, Pappis, ma anche John Watson e Jackie Stewart a Silverstone. Amici, di nuovo insieme con Simple e con Claudia Peroni. Ma ritorniamo a Simple, che lo sapete bene, è l'unica crema super pulente che da sola pulisce, lucida e protegge tutte le superfici di metallo, di plastica, di vetro. E questo per auto, moto, barche, camper, biciclette. Insomma, Simple uno per tutto. Questa settimana Simple offre in esclusiva per i telespettatori di Grand Prix un flacone Simple da 500 mg più 6 speciali panni Simple Cleaner che, usati insieme a Simple per l'applicazione, ne esaltano le prestazioni. Il tutto a sole 26.000 lire più un contributo di spese di spedizione. Questa combinazione costituisce la dotazione sufficiente per almeno 9 trattamenti completi di un'auto e garantisce il mantenimento della lucidatura per circa un mese e mezzo. E pensate, quindi, con sole 3.000 lire potrete effettuare un trattamento completo della vostra automobile. Ma sentite, per coinvolgervi ancora di più, vediamo insieme le avventure di Super Simple. Eh sì, venite un po' insieme a me. Qualche giorno fa esco di casa, in ritardo come sempre, e mi avvio verso la macchina, senza accorgermi che qualcuno mi segue da lontano. Arrivo alla macchina, butto l'occhio al parabrezza e penso: che carino! Poi vedo il resto. Ma tu guarda questo cretino! E adesso, beh, non potevo certo andare in giro con un'auto ridotta così. L'avrei ammazzato. Poi all'improvviso ti appare uno strano tipo vestito da supereroe che, con in mano uno strano flacone rosso e un panno, parte all'impazzata e mi pulisce tutta la macchina in un baleno. Non ci posso credere, mi lascia la macchina come nuova. E poi non mi ha pulito solo i cristalli, mi ha pulito tutto, la carrozzeria, le gomme, i cerchi. Lo chiamo: ehi tu, ma in un lampo è scomparso. Mi lascia però il flacone magico, Simple. Allora ho capito qual era il trucco, la magia è di Simple. Eh sì, meno male che c'è Super Simple. E allora vi ricordo l'offerta: un flacone Simple da 500 mg più 6 panni speciali Simple Cleaner. Il tutto a sole 26.000 lire più un contributo di spese di spedizione. E per usufruire dell'offerta non rimane quindi che chiamare al numero in sovrimpressione. Ma c'è ben di più, perché telefonando ed acquistando Simple potrete anche partecipare al concorso Simple in televisione, appunto, dove potrete vincere un corso di guida sicura con Andrea De Adamic nel suo centro internazionale di guida sicura, che conoscete certamente molto bene, a Varano de Melegari. Vi ricordo inoltre che Simple è in vendita nei supermercati, negli ipermercati e nei negozi specializzati del settore motociclistico ed automobilistico. I migliori negozi, naturalmente, ma arrivederci alla prossima avventura. Ciao! Ehi, ma che succede? Che fine ha fatto la mia musica? Lunedì 11 marzo arriva Mr. Cooper. In onda su Italia 1? Sì, su Italia 1, la numero 1. Due ragazze e un ragazzo sotto lo stesso tetto. Robin, ricordami perché quest'uomo vive con noi. E perché ci piace tanto questa casa e non ce la possiamo permettere senza un terzo inquilino. Scherzi, trovate, battute irresistibili per i tre cuori in affitto negli anni 90. Quando vuole Marco fa avere classe. Avete visto le mie mutande? Lasciatevi conquistare da Mr. Cooper in prima TV da lunedì 11 marzo ogni giorno alle 20 su Italia 1. Mi preparo la parte, me la studio tutta la notte. Mi metto giacca, cravatta, pantaloni di vigogna. Arrivo lì, bello come il sole, spacco il minuto. Ma non vado a sbagliare il giorno. Ma cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano. Amaro Lucano, voglio il meglio. Attenzione! Meno 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, 0 interessi e partite subito con una Fiat nuova. Sì, per tutto marzo Fiat vi offre fino a 20 milioni in 20 mesi a interessi zero su tutta la gamma, veicoli commerciali compresi. Preparatevi a partire. Zero interessi. Fiat, libera la voglia d'auto. Concessionari e succursali Fiat vi aspettano con soluzioni personalizzate, anche al sabato. Axe Africa, l'istinto di un uomo. Dal produttore di Pulp Fiction arriva un film divertentissimo, il più grande successo di Hollywood. Forse il meglio di sé uno lo dà quando ha una pistola buttata alla testa. John Travolta, Gene Hackman, Rene Russo e Danny DeVito. Get Shorty. Fare visto o fare fatto? Smart, migliaia di foto annunci gratuiti. Ogni settimana in edicola. Profiterò, tiramisù, sempre onore. È fantasia nel deserto. Doccia multifunzioni Teuco. Tutta la vita che vuoi. Nuovo Denim Cult, per l'uomo che non deve chiedere mai. Dino, dammi un crodino, che non ce la faccio più. Subito. Che c'è che non voglia, Bolli? C'è che c'ho mia suocera a casa da una settimana. E chi, la madre di Eva? Aia! Crodino, analcolico biondo, fa impazzire il mondo. Opel Tigra, il coupé della nuova generazione. George mi diceva che si è buttato a capofitto su sta palla perché si sentiva in colpa per il gol subito, perché l'uomo che ha fatto gol era il suo. Ma guardi, Raimondo, chi ce l'ha? Vabbè, lascialo perdere. Va bene. Adesso, verrà qualcuno? Poverino! Ma che poverino, quello è un dritto. È un'uscita questa che non si può fare. A termini di regolamento e comunque comporta anche dei rischi. Tu sai che il gioco pericoloso è anche non intenzionale. No, ma solo perché era fuori area, se era dentro l'area era regolare. Come? Sì, va bene, c'ha tutti i regolamenti suoi. È cambiato! Pressing, ogni domenica alle 22:30 su Italia 1. Un appuntamento? Laserline. Per Ramazzotti è normale essere eccezionale. Simpon. Uno per tutto. Executive. Tecnologia che semplifica la vita. Colorati, simpatici e vincono pure. Alla Benetton, che sulla comunicazione ha basato buona parte del suo successo in pista e fuori, non manca niente. Ma due titoli mondiali piloti e uno costruttori non sono arrivati per caso. La Benetton Formula, con sede a Enstone, un'ora e mezza di macchina da Londra, è una vera e propria impresa, con 230 dipendenti e reparti di costruzione e assemblaggio all'avanguardia. Scopriamo dove nasce, come nasce il miracolo Benetton. Se Luciano Benetton mi avesse detto, guarda, io vorrei che ci occupassimo di champagne, sicuramente non venivo in Inghilterra, andavo in Francia. Perché se io devo competere con gli inglesi e devo competere anche con la Ferrari, che la Ferrari anche lei è qui, siamo a 30 chilometri, dobbiamo andare a casa loro per cercare di battere. Non possiamo pretendere di batterli da Treviso o da Cuneo, perché non c'è l'indotto. Sono circa 4.500 disegni per fare una macchina e dei componenti possibilmente saranno 15.000.
ci vuole un grosso spirito di adattamento, gestire un team in Inghilterra con 200 teorici inglesi non è facile per un italiano, perché questa è ancora una cosa che qualcun altro mi deve dimostrare. Questo è il cuore della Benetton, ovviamente qua viene studiata la macchina in tutto il particolare, viene non solamente studiata, viene progettata, tutta l'informazione che sotto riceverà la produzione viene trasmessa di qua. Penso di non essere né un lord, geometra sì, perché è di Cuneo anche, anzi sono orgoglioso di essere di Cuneo. Credo di aver disegnato una stalla, perché noi quando facciamo i geometri facciamo disegnare le stalle, e avevo fatto degli scalini, credo, e sicuramente quelle stalle con gli scalini non erano... volevo fare il creativo, no? Ho fatto una scala con la stalla con gli scalini e penso che sia l'unico progetto che ho fatto. Questo è il modello, un modello a 40%, dove noi facciamo tutte le prove di sviluppo della macchina e quello che si darà la forma della macchina nuova. C'è questo lavoro qui, c'è un po' di tutto, no? C'è l'amico, il nemico, ma normalmente ci sono i nemici, anche perché c'è un alto indice di gelosie e di invidie, ed è normale. Quando non vincevi, i poverini come sono gentili, quelli della Benetton che fanno casino con i colori, che pitturano le macchine. E quando vinci, all'inizio quelli della Benetton vincono perché fregano, e poi quando li stravinci devono accettare, a quel punto lì tutti girano e dicono, perché non possono più dire cose diverse da quello che è la realtà, no? Perché cosa contano sono i risultati, per cui a quel punto lì c'è la gente che gira e dice fantastici, sono, come sono belli, come sono bravi. E di qua togliamo le stampo, che è questo. Con le due stampi, dopo tutte e due incollati, creiamo il pezzo, delle stampo esce il pezzo. Questi sono i tre stage, la mamma delle stampo, le stampo e il pezzo. Questa è la presa d'aria già definitiva dell'anno 96, che è la presa d'aria della nostra macchina. Quando vuoi imparare a nuotare, la cosa migliore è di buttare un bambino in piscina e gli dice aggiustati. Allora vedi, se annega, peccato, non era portato. Se non annega, alla fine riesce a sopravvivere. E questo è un po' che ha fatto Luciano con me, ci siamo buttato dentro sta mischia qui, mi ha detto arrangiati. La gente di questo reparto deve mantenere delle norme dell'attrezzatura, del capelli, della pulizia importantissima, per evitare che questa resina non vada male. Come vedete qua, questo è lo stampo, che anche quello è fatto del carbonio. E qui uno dei nostri collaboratori sta lavorando, sta cercando di mettere tutte le pelle che viene definito dell'ufficio tecnico, quante stracci di pelle viene fatte. E una volta tutto questo è sistemato, viene messo sotto vuoto e di qua parte, va l'autoclave, dove vendrà cotto. Mai avrei voluto entrare nei dettagli tecnici in Formula 1, perché questo qui è un lavoro, il mio lavoro in particolare, è più complesso di sapere cos'è un pezzo di carbonio, perché in effetti c'ho della gente che pago per sapere cos'è un pezzo di carbonio. E ogni volta che tu cerchi di fare il lavoro del vicino fai confusione, no? Interferisci. Sicuramente so molto di più di quello che voglio far vedere e di sapere, perché è anche una cosa che fa gioco, no? A livello di comunicazione. E in più fa girare le palle agli altri, perché quando dici io non capisco niente, vinci. E a quel punto lì metti più pressione agli altri. Il telaio viene formato da tre componenti. Questo è il componente centrale. In questo momento lo stiamo attrezzando in questa macchina. Vendrà lavorato, messi i punti di attacco della sospensione, vendrà lavorato tutto lo che è il sistema del serbatoio di benzina. Ecco, ogni posto dove si deve fare un buco e mantenerà qualche cosa viene lavorato. Tutti dicono la mia donna è brutta ma intelligente, cioè io intelligente vorrei avere gli ingegneri, vorrei avere qui, non è che voglio avere una donna stupida, però
Per me l'aspetto estetico è sempre stato importante. Cioè, io con Golda Meir non sarei mai uscito, anche se ero intelligentissima. Il giorno che ti sposi, per me deve essere una volta e basta. Cioè, non, tutti questi divorzi, queste cose che poi non servono. In questo momento qui so che se avessi un rapporto più profondo sarebbe un mezzo disastro, per cui ho tante amiche, amiche ma nel senso amiche, non che vada a letto con tante persone, ma proprio parliamo di amiche. Noi veramente parte del motore facciamo tutto il resto, lo facciamo in casa, è per quello che la Benetton ha avuto di fare un investimento così grosso in tutto che sono macchine del controllo numerico e anche delle altre macchine. C'è un prodotto che tutti vogliono, sono i soldi, o tanti o pochi, chi in proporzioni maggiori, chi minori, però è un po' un problema di tutti, no? Quello dei soldi. Io penso che il denaro devi rispettarlo, però non devi abusarne a livello di usarlo come potere, perché a quel punto lì sarebbe un potere falso. Really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Questo seria la parte più romantica delle macchine di corsa, questo dove ci sono gli artigiani, dove viene fatte dei pezzi, viene fatti a mano, no? Come vedete qua c'è un scarico viene composto di diversi tipi di curve. Queste tutte soldate allo stesso tempo, dando la forma a queste forme strane che vedete normalmente in un motore di Formula 1. Guarda, io di sinistra non sono mai stato, neanche quando ero a Cuneo e avevo 2 anni, per cui non lo sono adesso che ne ho 45 e vivo a Londra. Io non sono di sinistra, politicamente non capisco, per cui non so cosa voglio dire. Io mi ricordo, io sono ancora rimasto ai tempi dei comunisti che mangiavano i bambini, mi dicevano a casa, no? Penso che non mangino più nessuno in questo momento. Comunque, cioè, quel discorso politico in Italia, purtroppo sono troppi discorsi politici e troppa gente che in effetti invece di fare politica dovrebbe fare dello sport. Qui in questo reparto è il montaggio e manutenzione. Qui vediamo il telaio numero 4, e i ragazzi che lavoreranno in squadra, che sono quelli che lo montano. Qua facciamo tutto lo che è il montaggio e la manutenzione della macchina. Quando sono arrivato in Formula 1, il solo pensiero di battere la Ferrari mi faceva godere, no? Perché è una cosa in più che hai. Il giorno che io trovo qualcuno che so che può portare avanti lo stesso discorso impostato da noi, vai tranquillo che la Formula 1 non mi vede per molto. Benvenuti alla grande offerta Executive. Executive è un produttore italiano che opera sul mercato da ben oltre 12 anni, commercializzando i propri personal computer in tutta Italia. Ma adesso prendete nota del numero che vedete in sovraimpressione, fate in fretta, perché 20 di voi telefonando potranno acquistare un Easy PC con processore Pentium di Intel a 100 MHz, 8 MB RAM totali, tra RAM e video quindi, disco fisso da 1 GB, CD-ROM 4X e poi monitor a colori 14 pollici, un mouse Microsoft, sistema operativo anche lui Microsoft, Windows 95, ma pensate a quante cose, e software Works per Windows 95. Tutto a 2.690.000 lire, IVA compresa. Easy PC è un personal computer standard in tutti i suoi componenti. Questo significa che il PC è espandibile, potenziabile ed aggiornabile con semplicità ed i costi sono molto contenuti. Easy PC è inoltre garantito e certificato da enti ed aziende specifiche che lo hanno attentamente valutato, come IMQ, Istituto del Marchio di Qualità, che certifica la sicurezza del prodotto per l'utilizzatore, quindi per voi. Disegnato per Windows 95 significa maggiore facilità di installazione delle periferiche, delle componenti in caso di espansione o aggiornamento, lo vogliate potenziare. Intel Inside è il marchio che garantisce la presenza all'interno del PC di un processore Intel, leader, sottolineate, indiscusso del mercato di CPU. Ma fate attenzione, Easy PC è riconoscibile da questo marchio e da questo certificato di garanzia che rappresenta appunto la garanzia di Executive e che in più assicura assistenza presso qualsiasi extra key dealer tra gli oltre 100 autorizzati presenti in tutta Italia. Ma adesso andiamo a vedere come ci si può anche divertire con questo Easy PC.
Infatti, con l'ausilio di una scheda audio ed una coppia di casse, abbiamo reso il nostro personal computer, il nostro PC, multimediale a tutti gli effetti. Ecco una dimostrazione di che cosa possiamo vedere. Multimedialità, infatti, significa la possibilità di utilizzare immagini, filmati, audio in complemento alle applicazioni normali, professionali, tipiche del PC, che conosciamo alla grande. Vi ripeto allora questa fantastica offerta, segnatevi il numero, 20 di voi potranno acquistare Easy PC con processore Pentium di Intel a 100 MHz, 8 MB RAM totali tra RAM e video, disco fisso da 1 GB, CD-ROM 4X e poi monitor a colori 14 pollici, mouse Microsoft, sistema operativo Microsoft Windows 95 e software Works sempre per Windows 95. A soli 2.690.000 lire IVA inclusa. Divertimento e professionalità. Buon lavoro. Ma perché? Perché non riesco a farmi capire meglio? Perché non riesco a controllarmi e discutere tranquillamente? Perché non vengo mai scelto io? Scopri come migliorare te stesso e i tuoi rapporti con gli altri. Oggi c'è Easy Life, corso pratico di comunicazione e sviluppo della personalità. Un metodo chiaro, studiato da un team di esperti. Easy Life, per scoprire che la vita è più facile. Il tuo bambino aveva la pelle umida stamattina? Allora per lui non è stato un bel risveglio. Oggi c'è il nuovo Pampers Baby Dry per tenere il tuo bambino più asciutto e ti sembrerà asciutto come appena cambiato. Pampers è il primo pannolino con lo strato Baby Dry. Non solo assorbe più velocemente dei pannolini tradizionali, ma torna subito più asciutto sulla pelle del tuo bambino. Nuovi Pampers Baby Dry e il tuo bambino ti sembrerà asciutto come appena cambiato. E da oggi c'è anche Extra Large, la taglia gigante di Pampers Baby Dry. Se cercate qualche cosa, cercatela su Smart, il primo settimanale di fotoannunci gratuiti. Smart, affare visto, affare fatto, ogni settimana in edicola. Cos'è la freschezza? Un sorriso appena sbocciato. La morbidezza, la delicatezza. Piccole attenzioni che fanno crescere l'affetto. Cos'è il piacere? Un'idea che stuzzica. Cos'è Camoscio d'Oro se non una giusta armonia di morbidezza, di freschezza e di gusto? Camoscio d'Oro, oro per tutti i giorni. Quando il latte abbraccia la bontà, scopri la nuova ricetta con panna. Quando il gusto abbraccia il piacere, scopri le nuove Alpenlibe, ancora più buone con panna. Alpenlibe, dolci come un abbraccio. È lo strato superiore che fa la magia, non lo so come. L'Ineseta Ultra, l'assorbente ultra sottile, ultra assorbente. Come un abito, come gli occhiali. Devi portare qualcosa che non ti dà problemi, no? Nessuno può superare l'asciutto e il pulito del filtrante seta, perché grazie ai piccoli fori fatti ad imbuto, il flusso penetra velocemente ed è subito catturato dagli strati ultrassorbenti. Così il filtrante resta asciutto e pulito. Line seta e line seta ultra. È che addosso mi sento asciutta e pulita. Wow! Che storia, nuovo Pantene! Da quando vado con Lisa a lezione in bici, tra lo smog e lo shampoo ogni giorno, che frana i miei capelli, anche a toccarli! Dalla ricerca Pantene, lo shampoo di nuova generazione. La sua nuova formula alla provitamina, che nutre fin dalla radice, migliora la superficie del capello. Che forza! La salute si vede! E si sente anche. Nuovo shampoo Pantene Pro V. Capelli sani da vedere e da toccare. Martedì tornano su Italia 1 le Coppe Europee, con il Milan impegnato nell'andata dei quarti di finale di Coppa UEFA.
Una partita molto impegnativa per la squadra di Capello, tuttora imbattuta in Europa, che affronta a San Siro la formazione transalpina del Bordeaux. Milan-Bordeaux, martedì dalle 20.30 su Italia 1. A seguire, speciale Coppa UEFA. Un appuntamento? Parmacotto, regala i parmacotti! Epson Stilus 820. Simple, uno per tutto. Executive, tecnologia che semplifica la vita. Dall'inverno, pronti a scatenarsi nelle sfide della nuova stagione del motomondiale. Ma come hanno passato i mesi freddi i nostri eroi, i tre moschettieri delle due ruote tricolori? Max Biaggi, tra una festa e l'altra, ha avuto anche il tempo di mettere il muso duro con l'Aprilia, una serie di scaramucce verbali... Casco dalle nuvole, veramente, ragazzi. ...che sono finite, e non poteva essere diversamente, a tarallucci e vino. Ma quando è salito in moto, Max ha fatto paura a tutti. Record in Malesia, ottimi tempi in Indonesia, di nuovo record a Jerez della Frontera. Se gli altri Legacy, Honda e Yamaha non correranno ai ripari, per il binomio italiano non dovrebbero esserci troppi ostacoli nella corsa al Tris. Luca Cadalora, nei test in Malesia, ha fatto conoscenza con la Honda NSR 500 e ha ritrovato gli amici del team Canemoto. Tanto lavoro di rifinitura, tempi buoni, ma tutto lì. Il modenese poi si è nascosto, impegnato nella ricerca di nuovi sponsor per una squadra tecnicamente fortissima, ma ancora da sistemare dal punto di vista economico. Speriamo che Luca arrivi a Shalam tra 25 giorni con la testa sgombra dai pensieri. Loris Capirossi ha faticato terribilmente nei suoi primi passi da cittadino americano. Scoglio difficile la lingua, un po' meno l'adattamento alla Yamaha 500, una moto che sembra essere stata costruita su misura per il piccolo romagnolo. Loris ha accumulato un gran numero di chilometri, ha imparato nuovi metodi di lavoro e soprattutto ha succhiato il latte dell'esperienza da Wayne Rainey, che se lo coccola come un figlio. Condizioni ideali per presentarsi al via del mondiale con l'animo tranquillo e con la voglia di mettersi subito in luce. Il duo Capirossi-Rainey promette bene. Loris sta facendo un bel lavoro per noi. È stato un grande salto per lui, dal team Pileri a noi, dalla Honda alla Yamaha. Adesso le cose vanno bene. Abbiamo molta fiducia in lui. E poi lo vedo molto bene inserito nella moto. È giusta per lui, perché è un po' più piccola. Se occorre qualche modifica, la si fa subito. Nuovo manubrio, nuove pedane, una nuova conformazione del serbatoio. La Yamaha mi sembra molto motivata a lavorare con Loris, più che in passato. Loris è entusiasta del rapporto umano con te, tu con lui? Certo, sono entusiasta anch'io di lavorare con lui. Vederlo impegnarsi così tanto non mi fa rimpiangere il fatto di non essere più un pilota. Io aiuto lui e lui aiuta me. Sono molto contento. È bello vedere Cadalora e Capirossi sulle 500 più potenti del mondo. Bei personaggi, bella rivalità. You go, it's you back.
Ma l'interesse finisce lì, perché il confronto tecnico è vicino allo zero nel moto mondiale. Le moto si assomigliano troppo. Si disserta sulle differenze all'alimentazione, il disco rotante contro le lamelle, ma è roba da fanatici. E dal generale appiattimento emergono in 500 due moto. L'Aprilia di Romboni e la Honda di Okada, due bicilindriche contro le quattro cilindri. Aprilia ha lanciato la sfida due anni fa, Honda lo fa ora. Segno che la strada è quella giusta. Reggiani ha lottato tutto solo per due stagioni nella generale indifferenza. E adesso sono tutti lì che si esaltano, perché Okada ha dominato i test invernali in Asia e Romboni quelli in Spagna. Adesso due cilindri con 100 kg di peso battono quattro cilindri, peso minimo 130 kg. E viene un po' da ridere. Ci siamo riempiti la bocca con la tecnologia sofisticata, le superpotenze, i superpiloti, i 320 all'ora in rettilineo. E improvvisamente ci eccitiamo per due moto che, a ben guardare, sono soltanto delle 250 maggiorate. Chissà quanto ci soffre Reggiani. Lascia la 2,5 e l'Aprilia vince due titoli. Lascia la 500 e la moto diventa vincente. Questo sì che è un amaro destino. Naturalmente che Okada e Romboni riescano davvero a vincere le gare è tutto da dimostrare, ma il dubbio avanza. Che Cadalora e Capirossi, tutti contenti per avere finalmente moto e team ideali, abbiano toppato ancora una volta, che smacco se una misera bicilindrica stesse davanti a tutti quei cavalli, quei miliardi e quella tecnologia. Jimmy Clark, domani ricorrenza dei 60 anni dalla sua nascita, 1936-1996, morto purtroppo aprile del 68 in prova, Formula 2 Hockenheim. Un personaggio, un pilota grandissimo che ho avuto la fortuna, l'opportunità di conoscere e addirittura con presunzione di correrci contro. Conoscerlo, ero un pilota anch'io e uno come Jimmy Clark era un idolo, un punto di riferimento sovrannaturale, diciamo così. Ma poi ci ho corso contro, pensate, Ferrari Formula 1 fine 67 in Spagna e poi inizio della stagione 68 in Sudafrica. Un grande Clark, un personaggio chiuso, introverso, grandissimo pilota, sicuramente, l'ho già detto, riferimento per il mondo della Formula 1 per più anni, sempre legato alla Lotus, un Colin Chapman che gli aveva messo insieme invece un compagno, Graham Hill, completamente diverso di lui. Incredibile vivere insieme queste opportunità. Un momento della storia della Formula 1 a cui ho partecipato e che vorrei poter ricordare ancora meglio di quanto possa fare oggi. Ma adesso torniamo all'attualità, ricordiamoci, un Gran Premio di Australia che apre la stagione alla grande, ci saremo anche noi, ci dovete essere anche voi, perché venerdì e sabato prove, venerdì quelle libere e sabato l'unica ora di prove ufficiali valida per lo schieramento, poi warm up in Italia 1 Sport nella notte tra sabato e domenica, in diretta, Gran Premio in diretta all'alba di domenica, ma soprattutto la replica poi alle 13.15 da vivere insieme, perché alla fine della replica ci sarà Gran Prix verso le 15 più o meno e saranno le fasi conclusive a consuntivo del Gran Premio che avremo vissuto insieme. La faccia era, anzi è, sempre questa. Mediterranea e seria, con un sorriso come un colpo di sole e un nome perfetto da ricordare al volo. Jim Clark, 60 anni adesso, anzi domani.
Farmer, Ian Scott Watson, and act as his mechanic. Albeit, you know, I used to strip the bumpers off his car and mask over the headlights and so on, because I was keen on racing and interested in racing, but never thinking that I would ever even be able to get into a car, whatever, because my parents were so much against it. One day we were up in the north of Scotland at a race meeting. Grand Prix. Un appuntamento? Con Simple non servono tanti prodotti. Da solo pulisce, lucida e protegge tutta l'auto. Ma non solo. Executive. Tecnologia che semplifica la vita. Facile.